Buongiorno, Andrea. Buongiorno, figliolo. Vai, vai, ti aspettano. Ho portato il pranzo, Mr. Edward. Averti i tuoi padroni che se ci saranno altri ritardi, cambieremo fornitore. Sì, Mr. Edward. Finalmente. Siete in ritardo di 5 minuti. Al prossimo ritardo cambierò fornitore. Sì, signorina, ho capito. Riferirò. Buongiorno. Buongiorno. Speriamo che Blanche e Gérard trovino anche loro la strada. Ah, già. Ammesso che anche noi siamo sulla strada giusta per trovare il tuo famoso castello. Non mi sembrate di buon umore, Mr. Shimpton. Devo confessare che la morte di Sir Balianon mi ha veramente scosso. Mi sembra impossibile. Vi comprendo bene, signore. Ha lasciato infatti un profondo vuoto fra noi. A proposito, sua nipote arriverà in giornata, vero? Sì, l'accompagna il fidanzato. E sembra che anche una coppia di loro amici verrà qui con loro. Ah. Preferivo non avere estranei in questo momento. Lo avrei preferito anch'io. Del resto, non capisco la necessità di invitare degli estranei, come ad una festa, mentre è ancora caldo il posto che occupava Sir Balianon. Sono tutti molto giovani, credo, e non si rendono conto della gravità di particolari momenti della vita. Voi eravate molto amico di Sir Balianon, vero, Mr. Shinton? Infatti, abbiamo lavorato insieme per anni, e non riesco a convincermi della sua scomparsa. Il mondo è cattivo. Le persone per bene sono sempre le prime a soccombere. Vorrei sapere con che idee viene questa erede. Che farà del castello? Mi proponevo, infatti, di domandarglielo subito. Comunque, spero che voi la influenzerete per il meglio. Naturalmente farò di tutto perché la ragazza rispetti la volontà dello zio, ma non posso purtroppo garantire che mi ascolti ciecamente. Come vedi, l'utilità di una macchina a due posti è quella di poter viaggiare da soli. Gérard e Blanche si rammaricavano tanto di questo fatto, invece. Non voglio compagnia quando sono in compagnia. Oh, oh. Qui spesso manca la luce. Non capisco perché questo debba verificarsi. Molte volte è colpa del temporale. Bisognerebbe purtroppo fare riguardare tutta la linea. Il castello naturalmente è molto vecchio. E appunto per questo Sir Balianon aveva intenzione di venderlo. Non voleva spendere una fortuna in ammodernamenti. È molto strano. Un vecchio cultore di cose belle come lui vendere. Questo è vero. Se io avessi un castello lo terrei. Non lo venderei certamente. E che te ne faresti? Ne farei un bel piede a terra.
Ciao, Cinzia. Buonasera, signorina Claudine. Come va il lavoro? Non c'è male, Joseph. Vorrei fare il solito spuntino. Subito. Ho saputo che è arrivata la nipote di Sir Balianon. Davvero? Non lo sapevate? No, ma anch'io al suo posto sarei arrivato. Cucina un pasto a prezzo fisso. Chissà come si sente una ragazza, sentendosi piovere addosso un castello. Forse, avendo un castello, non avrà bisogno di cercare marito. Non vi pare? Forse ne avrà più bisogno delle altre. Può darsi. Un cognac. Subito, signore. Come vanno i suoi tramonti, mademoiselle Claudine? Un disastro. Perché? Perché durano troppo poco e non faccio in tempo a fermare i colori. Ci vorrebbero tramonti di 2 ore. Allora perché non dipinge qualche bel paesaggio? Il paesaggio è troppo statico. Pronto? Sì, subito. Signorina, è per lei. Grazie. Pronto? Sì. Sì, d'accordo. Sì, bene. Grazie. Il conto, per favore. Telefona tutti i giorni. Deve essere molto innamorato. Già, innamorato e geloso. Non posso dargli torto. Ecco il conto, signorina. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci, mademoiselle. E auguri per i suoi tramonti. Vi prego, amici, l'argomento del castello è piuttosto serio per noi. Con la morte di suo zio, Elizabeth è rimasta sola al mondo. E appunto nella sua posizione non è giusto che venda nulla. A meno che non voglia vendere la sua proprietà per affrontare un futuro che non dovrebbe preoccuparla. Io ho parlato di vendere solo perché, come unica persona di fiducia del defunto Sir Balianon, ho potuto, ecco, raccogliere le sue ultime volontà. Naturalmente, si tratta di volontà che egli ha espresso in vita, prima, cioè, di sospettare che presto sarebbe morto. Egli aveva infatti già iniziato delle trattative per la vendita del castello. Io trovo però molto strano che non mi abbia mai parlato di questa sua intenzione di vendere, vero? Piuttosto direi che era molto affezionato a questa proprietà. Anch'io trovo strana questa faccenda. Se avesse avuto questa intenzione, forse, non so, me l'avrebbe accennata qualche volta. Ma tu non eri qui, cara. Infatti non c'ero, ma me lo avrebbe scritto. Mr. Shinton, non pensate che me lo avrebbe scritto? Mi permetto di farvi osservare che in questo momento state mettendo in dubbio la mia parola. E poi, appunto perché non ve ne ha parlato, avrebbe potuto avere delle ragioni per non mettervi a parte di un suo progetto. Quali ragioni? Avevo 10 anni quando sono rimasta orfana e da quel momento mio zio, scapolo e senza altri parenti, non ha avuto altro scopo che me nella vita. Sarei stata la prima ad essere informata di un progetto di vendita. In ogni altra occasione, quando ha dovuto prendere una decisione, lo zio mi ha sempre interpellato. Perché? Perché? Perché questa volta non mi avrebbe detto niente? Lui sapeva bene che io ero la sua unica erede. E siccome mi voleva molto bene, non avrebbe mai preso una decisione senza interpellare sua nipote, anche se, come dite, voi eravate la sua persona di fiducia. Io non metto in dubbio le vostre parole. Può anche esserci stato un malinteso in buona fede. Sono pronta ad ammetterlo. Ma non posso ammettere che mio zio, con tutto l'affetto che mi ha sempre dimostrato... Ritengo superfluo continuare su questo argomento e vi prego di voler scusare Elizabeth. È molto stanca di questa giornata. La morte dello zio l'ha certamente scossa più di quanto abbia dato a vedere e questa spiacevole discussione ha fatto il resto. Se Miss Carol vorrà accompagnarci, andremo tutti a riposare. Certo, con molto piacere.
Prego, Miss Elizabeth. Questa è la vostra stanza. No, grazie. Fin da bambina la mia stanza era questa. Un momento. Ma chi è quella donna? Già, avete ragione. Avevo dimenticato di dirvelo. In quella stanza c'è Jeanette. Ma come Jeanette? Io sapevo che era morta. E come se lo fosse, è paralitica e pazza. Non si è più ripresa dopo l'incidente che ebbe con vostro zio. Lui invece ne uscì completamente illeso. Ma chi è questa Jeanette? Era la segretaria di mio zio. Era piena di vita. Ed era anche molto bella. Me la ricordo perfettamente. Era molto devota a mio zio, molto affezionata. Appunto per questo vostro zio, dopo quell'incidente, ha voluto tenerla nel castello come una persona della sua famiglia, benché fosse completamente pazza. Ah, ecco il vecchio André, l'unico veramente addolorato per la morte di Sir Valianon. Svegliamoci, è tardi. Prendi la carriola un momento. André, ci prestate quella carriola? Sì, però aiutami a togliere questi vasi. Sono arrivati gli eredi, vero? Elizabeth, la nipote di Sir Valianon. Pensare che la ricordo bambina. E ora invece è arrivata con l'amico
e un'altra coppia di amici. Il lavoro è fatto, ma il conto che lo dobbiamo presentare adesso? Per adesso a nessuno, sono tutti riuniti col notaio per l'apertura del testamento. Noi non abbiamo nessuna fretta, basta che qualcuno paghi. Contrariamente a quanto avviene in questi casi, la situazione è molto semplice. La signorina Elizabeth è erede universale di Sir Balianon, il quale è stato molto preciso nel suo testamento. Non credo ci sia altro da aggiungere per il momento. Grazie, signor notaio. Era mio dovere. Entro 2 giorni le farò avere tutti i documenti della proprietà. Ah, a proposito, vi prego di ricordare la questione che riguarda Miss Carroll. Vi ringrazio molto, ma per me non c'è alcuna fretta. No, no, la signorina ha ragione. Ecco ciò che ha scritto il povero Sir Balianon a questo proposito. Alla mia fedele governante. La fedeltà va premiata, anche se oggi questi sentimenti non hanno più valore. Arrivederci, arrivederci, signorina, e molti auguri. Molti auguri. Grazie, anche a voi. Grazie, signor notaio. Signorina. I miei ossequi. Edward, accompagnati il notaio. Sì, signorina. Non credevo che avremmo fatto così presto. Veramente, neanche io. Fermi voi, dove andate? Scusate se mi sono permesso di indirizzarmi a voi in questo modo. Ma stavate andando proprio verso le sabbie mobili. È vero. Le sabbie mobili. Mio zio non si stancava mai di dirmelo. Vi ringrazio, signor... Renault. Paul Renault. Molto piacere. Adesso che voi siete la proprietaria, siamo vicini di casa. Io abito là dietro. Ho una piccola villa. Ma quella è una villa bellissima. No, qualsiasi cosa scompare vicino al vostro meraviglioso castello. Che voi vorreste comprare, vero? Sì, è vero. Ma voi come lo sapete? La governante del defunto Sir Balianon ci ha informato della vostra offerta di acquisto. Mi auguro che vi abbia anche detto di quale offerta si tratta. E mio zio era disposto a vendere? Pare. La mia offerta lo interessava molto. E se anche voi voleste prenderla in considerazione, potrei portarvi uno schema di contratto. Permettetemi di farvi osservare che la cosa è almeno un po' prematura. La mia fidanzata non è ancora neppure entrata in possesso della proprietà e non sa nemmeno quanto vale. Ma io non metto nessuna fretta. Vorrei sapere soltanto se... Siamo vicini di casa e quindi non mancherà certo l'occasione di poterne riparlare. Grazie, mi basta questo. Ci vedremo. Ora vi lascio alla vostra passeggiata. Arrivederci. Arrivederci. Grazie ancora per l'avvertimento. Prego. Arrivederci. Scusate, signorina. Il castello dei Balianon è da quella parte o da questa? Di qua è più breve, ma da quella parte la strada è molto più comoda. Grazie, signorina. Scusate, ma voi non siete la nipote di Sir Balianon, per caso? L'erede del castello? Sì, sono io. Mi conoscete, forse? Ecco, si è parlato molto di voi dopo la morte di vostro zio nel nostro piccolo villaggio. Io sono stata a Londra tutti questi anni e non ho più amici qui. Venite a trovarmi, mi farebbe molto piacere. Vi ringrazio e vi prometto fin da ora che verrò a trovarvi. D'accordo, arrivederci. Arrivederci. Sì, ho deciso di partire perché la mia presenza qui non avrebbe più motivo. E poi i miei affari mi attendono a Londra, come sempre. Non voglio influenzare la vostra decisione, ma avrei piacere che vi tratteniste per avere qualche vostro consiglio circa la vendita del castello. Ma perché? Perché volete vendere, mia cara Elizabeth? Di che cosa avete bisogno? Ma no, non per necessità, Mr. Shinton. Ma comincio a convincermi che lo zio fosse veramente di questo avviso. Infatti, oggi, mentre passeggiavo con Jack in campagna, abbiamo incontrato un signore che ci ha parlato di una sua offerta fatta a suo tempo allo zio. Offerta che sembra lo interessasse molto. Io escludo nella maniera più assoluta che questa sia stata l'intenzione di vostro zio, Elizabeth. No, ma allora perché quel tale ci avrebbe detto praticamente le stesse parole che ha detto Miss Carroll, la governante?
Questo non lo so e non lo capisco. Ma a questo proposito vi farò vedere dei documenti. D'accordo. Ammettiamo per un momento che le due cose non abbiano alcun elemento in comune e che siano una pura coincidenza. Al contrario. Io credo che la governante sia riuscita in qualche modo a sapere qualcosa. Mi dispiace, ma allora non capisco più niente. Forse quando vedrete i documenti di cui vi ho parlato vi convincerete che vostro zio non poteva voler vendere. Naturalmente voi dovete saperne più di me. Rimandiamo quindi il nostro discorso ad un momento più opportuno. Sarà meglio. Grazie. Vedrete. Buonanotte, Mr. Shinton. Buonanotte, Elizabeth. Che volete? Elizabeth. Non lo so, la mia finestra si è aperta all'improvviso. Non è niente, un ramo d'albero è caduto col temporale. Ma ora non puoi restare di là con i vetri. Che è successo, signorina? Nulla, nulla. Nulla di grave, è caduto un ramo d'albero. Spero che non vi abbia fatto del male. No, grazie. Ma voi, come mai eravate ancora alzata a quest'ora? Stavo correggendo degli articoli. Ancora adesso? Sì, mi è passato il tempo. Lavorate sempre tanto, anche in vacanza? Sì. Il giornalismo è un lavoro che non permette mai di considerarsi in vacanza. Thank you.
Centrale. D'accordo, chiudo. Sapete, signor Renault, che mi avete spaventato? Mi dispiace, signorina. Non vorrei aver turbato il momento della vostra ispirazione. Perché, signor Renault? Avete sempre voglia di prendermi in giro. Ma non è vero, signorina. Vi dirò invece che i vostri quadri mi piacciono veramente. Davvero? Ma non parliamo sempre di me, via. Voi piuttosto che fate che non vi si vede più tanto spesso? Siete veramente brava. Mi piace questo quadro. E voi siete veramente bravo nel non rispondere alle domande. Vi avevo chiesto, infatti, come mai non vi si vede più tanto spesso. Beh, non avevo dato peso alla vostra domanda, perché non immaginavo che una bella ragazza potesse interessarsi a un uomo come me. Ah, no? Un uomo che vuol comprare il castello dei Baglianon? Già, è vero. Quello è un particolare che potrebbe rendermi interessante agli occhi di una bella donna. Ma per comprarlo bisogna che sia in vendita. Anche questo è giusto. Ma io credevo che voi aveste già, come dire, preso dei contatti. A proposito, avete già fatto conoscenza con la nuova padrona? Avete fatto qualche sondaggio in merito alla vendita? Ecco, ho tentato di avvicinarla più di una volta. Ma purtroppo devo confessare che non mi è riuscito di farlo. Beh, signorina, vi lascio al vostro lavoro. Arrivederci, signore, no? Attenzione agli scalini, sono un po' viscidi per l'umidità. Qua sotto sembra che il tempo si sia fermato. E qui che cosa c'è? Che cos'è questo buco misterioso? Oh, niente di importante. Dovrebbe essere un vecchio cunicolo. Sarà l'appartamento del fantasma. Da questa parte. Tu non ricordavi niente di tutto questo? No, assolutamente. Da bambina non sono mai scesa qua sotto. Terribili quelle celle. Sì, e non sono le peggiori. Parecchie sono state murate. Attenta, cara. E qui cosa c'è? Qui c'è una specie di museo. Armi, strumenti di tortura. Incredibile. Si tratta di una raccolta molto importante. Questo sembra ancora vivo. Sembra che respiri. Non ti dà delle idee? Potresti scrivere un bel romanzo giallo. Già. Qui ci sarebbero tutti i tuoi personaggi. Le armi che vedete qui intorno furono conquistate in battaglia presso la città di Craig. Allora sono personaggi esistiti veramente? No, credo si tratti di ricostruzioni generiche. Tranne questo, che si riferisce a un fatto che riguarda i vostri antenati, Miss Elizabeth. Sembra si tratti di un certo Robin, vissuto intorno al 1500. Un fatto di sangue, un'antica tragedia. Sembra che avesse una relazione con la giovane Elizabeth. Queste antiche leggende mi fanno sempre molta paura. Si tratta in effetti di una delle tante storie d'amore del Medioevo, nelle quali l'amore costava la vita. Grazie, Miss Carol. Infatti, se l'amore costasse qualcosa anche al giorno d'oggi, troveresti questa storia veramente affascinante. Io non ci credo. Io sì, invece. Continuate, Miss Carol. La parte più interessante è quella che riguarda il fantasma di quell'uomo. Molto bene. A questo punto un fantasma ci vuole proprio. Volete che vi prepari il solito latte caldo con cognac? No, grazie, Edward. Preferisco che me lo portiate all'ultimo momento, prima di andare a letto, perché ho un po' freddo e mi piacerebbe che fosse ben caldo. Bene, signorina. Non ti senti bene? No, ho solo un po' di freddo. Appunto. Penso che tu ti sia presa un po' di umidità nei sotterranei.
Dunque, si racconta che il fantasma di quell'uomo torni spesso a trascinarsi in catene per il castello, invocando il nome della donna amata. Ma come fate a sapere che il nome di quella donna era il mio stesso nome? E perché mio zio non mi ha mai parlato di questa strana leggenda? Evidentemente perché non voleva spaventare la sua nipotina. Mi sembra logico. Ma io non potevo fare a meno di raccontarvela, perché potrebbe capitarvi di sentire il vostro nome invocato nella notte e non vorrei che una tale sciocchezza vi spaventasse. Con questo, Miss Carol, vorreste farci credere che la storia è vera e che non si tratta di una semplice leggenda? Ogni leggenda è sempre basata su qualcosa di vero, ma non sempre si conosce questo elemento, questa parte di verità, ma comunque questa parte esiste. Hai capito, cara? Miss Carol ha voluto metterti in guardia. Dai fantasmi, naturalmente, Mr. Jack. Che strano. Sento che c'è qualcosa, ma non capisco bene che cosa. Non so, come se Miss Carol avesse avuto uno scopo nel farmi quello strano racconto. Quale scopo? Non lo so, è un'impressione. Forse sono solo un po' stanca. Per me non c'è nulla di cui preoccuparsi. È una vecchia storia di castelli, tutto qui. Allora forse è per questo che mio zio poteva aver deciso di andarsene da qui, di lasciare per sempre il castello. No, non è possibile. Un uomo come tuo zio non avrebbe mai preso una decisione così grave per delle chiacchiere di donnette come queste. Non ci pensare più. Andiamo piuttosto a fare due passi. Sì, volentieri. Dovrò abituarmi a questa atmosfera. Forse, vedi, troppo all'improvviso sono stata trapiantata in questo luogo. Vedi, cara, sussulti per nulla. Ma che è stato? Niente, solo un colpo di vento. Non hai i nervi a posto, ecco tutto. Sì, forse, ma i miei nervi si sono scossi solo dopo le parole di Miss Carol, col suo fantasma. Ma non è possibile dargli tanta importanza. Devi solo pensare che è una favola. Non ti basta la mia presenza? Sì, è vero. Sono una sciocca.
Babe! Ehi, Gérard, Gérard, svegliati! Che ti succede? Ho sentito degli strani rumori là fuori. Perché non dormi invece di pensare ai fantasmi? Sei tu che pensi subito ai fantasmi. Io ho sentito dei rumori e li ho sentiti davvero. Io ogni tanto ci vado a parlare, ma non serve a niente. Neanche una bestia si terrebbe chiusa in una stanza in quel modo. Se pensate che a Jeanette possa fare piacere, anch'io andrò a trovarla. Potate anche quella? Sì, sì, potarle fa sempre bene. A proposito, André, non dite a nessuno che andrò da quella poveretta. Sì, signorina. Buongiorno, Jack. Buongiorno, cara. Vuoi bere qualcosa? No, grazie. Mi piacerebbe sapere che fine ha fatto Mr. Shinto. Perché vuoi che abbia fatto una fine? Ti ha detto che sarebbe partito per i suoi affari. E così ha fatto. Che ci trovi di strano? Io proprio niente. Del resto non aveva nient'altro da fare a Castello. È un po' di tempo che tutto mi sembra complicato, è vero? Non sei proprio fatta per vivere in un castello. Però non ci ha salutato. Se n'è andato senza nemmeno dire arrivederci. Ma se mi hai detto che ti aveva avvertito, non ho capito bene, forse. In questo caso sono pronto a chiederti scusa. Va bene. Mademoiselle Boliano? Sono io. Telegramma, mademoiselle. Buongiorno. Grazie. È di Shinton. Dice che è partito troppo presto per salutarci e ci fa le sue scuse. Comunque non è questo ciò che attendevo da lui. Beh, perlomeno ti convincerai che non ha fatto nessuna fine strana o inspiegabile. Non puoi vedere un mistero in ogni piccola cosa che succede. Altrimenti la vita diventa un inferno. Oppure vendi tutto e non parliamone più, ti pare? D'accordo. Andiamo a mangiare? Ho fame. Che onore, signorina, accomodatevi. Si mangia molto bene, vero? Abbastanza. E si balla. Non ti andrebbe di farmi fare un ballo? Proprio no. No. Ho mangiato troppo. Ci pensi ancora? Ci penso ancora, per quella faccenda che ancora mi frulla per la testa. Allora, vediamo. Mr. Shinton ti aveva parlato di documenti che riguardavano il castello. Naturalmente, non poteva mandarteli con il telegramma. Joseph. Mr.
Mi sono permesso di fare di testa mia. Che bella sorpresa. In quanto al vino, dopo mi direte se vi piace. Non vorrei ubriacarmi. Questo vino non ubriaca. Mette solo di buon umore, specialmente le persone innamorate. Anzi, dovete assaggiarlo subito. Ma così a digiuno? Oh, no. Così si gusta. Coraggio. Poi verrò con il resto. Grazie. Secondo te a che genere di documenti poteva riferirsi, Mr. Shinto? Vedi, non è facile poterlo immaginare. Si tratta di vedere che cosa voleva dimostrarti quando ti ha fatto quell'accenno ai documenti. Giusto. Infatti voleva dimostrarmi che mio zio non poteva voler vendere. Questo potrebbe significare che lui è in possesso di qualche documento che può dimostrare questo punto. E siccome mi aveva promesso che mi avrebbe fatto vedere queste carte, io mi aspettavo qualche cosa di più di un telegramma di saluti da parte sua. D'accordo, capisco. Ma dagli il tempo di farlo. No, non posso aspettare. Voglio sapere. Alla mia impazienza. Stefan. Ti ho sentito. I calcoli del vecchio erano esatti. Nel sottosuolo c'è un enorme giacimento di uranio di facilissima estrazione. Ho localizzato anche il posto. Hai preso contatto con quella gente? Sì, pagheranno molto di più di quanto pensavamo. Ma bisogna far presto. Che intendi dire? Pensi che ci sorveglino? Non credo, ma dobbiamo stare attenti a tutto e a tutti. Ma io voglio riuscire. Brava, allora procediamo con il nostro piano. Come ti senti? Abbastanza bene. Vuoi che Blanche dorma con te? No, grazie. Devo controllarmi, Jack. Vuoi che io ti faccia compagnia? Posso dormire sul divano? No, veramente, non è necessario. Voglio mettere alla prova il mio coraggio. Allora, buonanotte. Così, signorina, ha deciso di stabilirsi nella sua vecchia dimora? No, no, assolutamente. È troppo triste. Non riuscirei mai ad abituarmici. Infatti, la signorina ha ragione. Neppure io sono mai riuscita ad abituarmici, specialmente di notte. Mi sembra di sentire tutte le presenze dei secoli passati. C'è come un'atmosfera d'incubo. E non basta. Infatti, su questi vecchi castelli si raccontano tante di quelle storie. Già, infatti. Ma forse lo avrei già un buon compratore. Forse è lo stesso che mi ha parlato una volta di voler comprare il castello, credo. Davvero? Vediamo se è proprio la stessa persona. È il signor? Renault. Paul Renault, un industriale molto ricco. Comunque devi ammettere che c'è qualcosa. Non capisco bene. Senti, se fossi in te, io non perderei tempo.
Tu non perderesti tempo. Ma questo è proprio quello che vuole qualcuno dietro le quinte. Ma chi vuoi che abbia interesse che una ragazza venda ciò che ha ereditato? Eppure, dal momento in cui siamo arrivati, sembra che tutto avvenga in modo che Elizabeth si decida a vendere. Ma questa potrebbe essere, come dire, una tua impressione. In fondo, di concreto, che cosa è successo? Niente. C'è solo una ragazza, direi, sconvolta per una serie di fatti strani, certamente collegati con la nuova atmosfera nella quale è venuta a trovarsi senza esserci abituata. Non c'è altro per me. In conclusione, dovresti portarla via da qui al più presto possibile. Sono d'accordo, ma non dimenticarti che ancora non è mia moglie. Beviamoci sopra. Sì. Non andate ancora a dormire, Mr. Jack. Mio padre diceva che quando non si riesce a dormire, l'unico rimedio è fare due passi. Saggio consiglio, non c'è niente di meglio. Buona passeggiata. Buonanotte. Ma si può sapere che hai? Perché non mangi? Avanti, mangia la zuppa, Blake. Io non capisco che cos'ha questa bestia. Se avessi io la tua età... Salve, Andrea, ancora alzato? Che volete, Mr. Jack? Il lavoro non finisce mai. Stavo guardando questa bestia che da un po' di giorni è diventata intrattabile e quasi non mangia più. Già, l'ho notato anch'io. E poi... non fa altro che lamentarsi di giorno e di notte. È così, specialmente di notte, e sempre intorno al cimitero. Ma se le bestie potessero parlare, chissà quante belle cose direbbero. Eccolo, adesso va a mettersi un'altra volta là davanti e ricomincia. Però, quando una bestia fa queste cose, c'è sempre una ragione. Non stai precipitando un po' troppo le cose? Jack, ti prego, lasciami fare. Non potrei mai vivere in un luogo come questo. Mi avete fatto chiamare? Vi ho fatto chiamare perché vorrei parlare con il signor Renault
Per la faccenda del castello. Potete provvedere? Certo, manderò Edward a pregarlo di venire. A quest'ora di solito è sempre in casa. Comunque Edward lo troverà. Buonasera, signorina. Edward, per favore, prendete la macchina e andate da Monsieur Renault e ditegli che la signorina vorrebbe parlargli e lo prega di venire da lei. Ah, Edward, con l'occasione, prima di rientrare, passate in paese per le provviste, vi prego. Io vado in paese. Scusami, ma devo fare un telegramma al giornale. Spero di tornare in tempo per vedere Renault. Bene. Tu, comunque, cerca di trattenerlo, eh? D'accordo. Ciao. Verreste a bere un bicchiere di vino con me? Sì, 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 volentieri. Un bicchiere di vino non si rifiuta mai. E poi è tanto tempo che non vado in paese. E quando ero giovane, quando avevo la vostra età, ma adesso... A proposito del cane, voi credete ai fantasmi? Come? Ai fantasmi? Sì. Ma come volete che creda a queste sciocchezze? Beh, eppure l'altra notte giurerei di aver visto un fantasma. Ah. Era tutto nero. Correva dietro la siepe. L'ho visto con i miei occhi. No, André, forse avevate bevuto un bicchiere no. di vino. No. L'ho proprio visto. Ma Jeanette, allora, tu mi capisci? Oh, sono felice. Allora forse potresti aiutarmi a capire il mistero che mi circonda da quando sono arrivata qui. Già da qualche tempo non posso dormire, perché ogni notte le visioni più terrificanti mi assalgono terrorizzandomi. Personaggi orribili mi prendono e mi torturano. Non ho un momento di pace. Ho l'impressione di diventare pazza. Ho paura persino di restare sola. È cominciato tutto con un racconto di Miss Carol. Un racconto tremendo di spettri. Tu credi ai fantasmi, Jeanette? Perché la mia vita è in pericolo? Scrivimi tutto, ti prego. Tornerò domani mattina per non destare sospetti. Grazie, Jeanette. Mi raccomando che sia sempre di quello buono. State tranquillo, André. È sempre lo stesso. È un buon vivendo. E allora, André, come andiamo? È parecchio che non vi vedo. Io verrei più spesso, credetemi. Ma la strada è lunga e gli anni sono tanti. Ma se siete ancora un giovanotto, che dite? Hola, amigo. Scusate. Buongiorno, signor Cordova. Vuole il suo solito tavolo? No, non fa niente. Voglio solo bere una birra. Una birra per il signor Cordova. Allora,
È quello buono? Ottimo, anzi è migliore del solito. Ve l'avevo detto. Veramente. Joseph, ditemi una cosa. Sì. Quel signor Renaud. Renaud si chiama, vero? Precisamente. Che cosa sapete di lui? Ma veramente non si è mai saputo molto di lui. Si sa che è un vero signore, questo sì. Non ha mai fatto parlare di sé. Non ha mai dato confidenza a nessuno. E quando una persona si fa gli affari suoi, per me è una persona per bene. Non credo di poter aggiungere altro. Però... Allora che faccio? Vado ora a portare le provviste al castello? Sì, sì, anzi, corri. Ma non è venuto Edward a prendere le provviste? Edward? Ma saranno una ventina di giorni che non si vede. L'ultima volta l'ho visto quando andava dal dottore. Poi non si è più visto. Dal dottore? Sì, non lo sapete. Ha dovuto farsi vedere d'urgenza. Si era fatto uno squarcio sulla mano con una roncola e non riusciva a fermare il sangue. Una brutta ferita. Anzi, vi prego di salutarmelo. Ormai dovrebbe essere guarito. Non ne ho saputo più niente. Ma io non lo capisco, quell'uomo. Avrebbe potuto dirmi qualcosa. Invece niente. Scusate, Joseph. Sì? Sapreste dirmi l'indirizzo del dottore che gli ha curato la ferita? In fondo alla strada, l'ultima traversa. Non potete sbagliare. C'è la targa. Grazie. Voi, André, venite con me o vi trattenete? Ecco, beh, già che sono qui mi fermo. Poi mi farò una passeggiata. D'accordo, come volete. Stasera. Non credo abbia avuto delle conseguenze. Altrimenti sarebbe dovuto tornare. Era una brutta ferita, senza alcun dubbio profonda. Non ve ne ha parlato? Se si trattava di una ferita così profonda, non avrebbe dovuto avere la mano fasciata. Sì. Ma non è questa la cosa più importante. Avrei dovuto vederlo dopo qualche giorno per togliere i punti. Ma lui non si è fatto più vedere e penso che sia andato da qualcun altro. Scusi, dottore. Una ferita del genere può avere gravi conseguenze. Se non si cura bene può dare una brutta infezione. E comunque doveva tenere la mano fasciata. Grazie, dottore. Oh, prego. Grazie del suo aiuto. Di niente. In alto e non fare una mossa. C'è qualcuno che vuole parlarti con una certa urgenza. E se non farai tante storie ti assicuro che non ti succederà nulla. No!
Buonasera, Mr. Seaton. Buonasera, Monsieur Renault. Come state? Mi dispiace che vi siate disturbato inutilmente, ma Miss Elizabeth non può ricevervi. Vi prega di voler rinviare l'appuntamento e di accettare le sue scuse. Con piacere. Non è nulla di grave, solo una forte emicrania. Del resto, la questione della vendita si può discutere benissimo domani. Spero che voi non abbiate nulla in contrario. Mi sono precipitato solamente perché la signorina mi ha fatto chiamare. Sì, capisco. Comunque auguri di pronta guarigione. Appena la signorina starà bene, vi prego di volervi mettere in contatto subito con me. D'accordo? Con piacere, Monsieur Renault. Senz'altro. Per ora non posso fare altro che rinnovare i miei auguri per la signorina Elizabeth. Grazie, Monsieur Renault. Arrivederci, Mr. Seaton. Arrivederci. Ciao, Black. Che cosa fai qui? Raccontami tutto. Fammi vedere dove sta il padrone, Su, fammi vedere dov'è. Dov'è il padrone? Cercalo. Cercalo, Black. Il padrone qua vicino, vero? Su, Black, fammi vedere dov'è. Dov'è il padrone? Black. Dentro. Andiamo, Black. Andiamo. Thank you.
Congratulazioni, Mr. Seaton. Claudine, ma che fate qui? Quello che fate voi, Mr. Seaton. Solo che io sono qui in forma ufficiale, precisamente per conto della Sûreté Nationale. Cerchiamo un certo Stefan Barkos. Stefan Barkos? È un elemento molto pericoloso. Andate di sopra, Jack. Sarà meglio. Io vi raggiungerò fra poco, appena avrò trovato certi documenti che dovrebbero essere qui. D'accordo. A proposito, Jack, il professor Shimpton, che collaborava con Sir Balian a certe ricerche sull'uranio, è stato trovato cadavere alla foce del fiume. Dovevo immaginarlo. Buonasera, Mr. Seaton. Buonasera, Edward. Come sta la vostra mano? Bene, signore, perché? Non ha niente. Ma se ve la siete ferita con una roncola 20 giorni fa? No, signore, vi sbagliate. Infatti, voi non vi siete mai ferito perché voi non siete Edward. Avete fatto male ad immischiarvi in questa faccenda. Sparate, se volete che tutti vengano qui. Quell'uomo è Stefan Barkos, Mr. Seaton. Ho trovato i documenti che cercavo. Mi fa piacere. Però vorrei sapere chi è stato Stefan Barkos. Oh, Stefan! Signorina Claudine, chi vi ha invitato? Qualche persona che presto avrà il piacere di invitare voi, Miss Carroll. Potete lasciarlo. È la quarta volta che il signore cambia nome. E gli era sempre andata bene, ma questa volta ha commesso l'errore di voler cambiare volto. Cosa che ha potuto fare servendosi della complicità di Miss Carroll. Noi sapevamo che Sir Balian non aveva scoperto un importante giacimento di uranio nelle terre del castello. E appena fu annunciata la sua inspiegabile morte, capimmo che le due cose dovevano essere strettamente collegate. No! Reno. Thank you.
Che dobbiamo fare ora, amore? Io non posso vivere in questo castello da sola. Non dovrai viverci affatto da sola. Saremo in due.